Siamo oggi ospiti della parrocchia San Rocco e San Francesco di Paola, che da 2 anni a questa parte è diventato santuario diocesano di San Francesco in Pizzo, ospite di Padre Gaetano, il quale ci parlerà dei 600 anni, anche perché il 27 di marzo corrono 600 anni della nascita di San Francesco di Paola, il nostro santo, il patrono della Calabria. Padre Gaetano, che cosa ci può dire di questo santo? Che magari anche qualche cosa che non tutti conoscono, anche se San Francesco è molto amato dai calabresi. Bene, innanzitutto benvenuti a Pizzo, ci rincontriamo dopo qualche anno, un'intervista fatta con te negli studi di Telesperanza, vero? Che significa vivere e ricordare i 600 anni della nascita di San Francesco? Sottolineerei un aspetto importante, cioè come l'attualità di colui che vive di Dio in Dio è ancora valida. Attualità del messaggio di Francesco, attualità che significa messaggio di Cristo, perché un santo non fa altro che sforzarsi di conformare la propria vita, la propria esistenza a Cristo. E la bellezza è proprio questo, guardare Francesco come nostro modello e ispirandoci a lui per fare un cammino verso Cristo, con Cristo, per Cristo, conformarci anche noi a Cristo, come dice San Paolo. E ricordare i 600 anni significa anche essere grati a Dio per il regalo che ha fatto all'intera Calabria, direi all'Italia, all'umanità, perché il dono di un santo è sempre un dono all'umanità. C'è un uomo che è una donna, può essere anche una donna, che sono riusciti a vivere, l'annuncio del Vangelo, a incarnarlo e poi a viverlo, sono doni che Dio fa sempre all'umanità. Per cui ecco, queste due realtà, sono importanti per questi 600 anni della nascita di San Francesco di Paolo, questo anno giubilare. Poi non dimentichiamo che siamo anche nell'anno della misericordia. Ed è bello considerare San Francesco in relazione anche alla misericordia. I vescovi calabresi, ecco, hanno pubblicato ultimamente proprio una lettera pastorale, in relazione ai 600 anni della nascita di San Francesco, che ha come titolo Dio vi aspetta a braccia aperte. E parlano di un San Francesco, che ancora oggi è un dono della misericordia di Dio. Perché questo? Perché chiama l'uomo alla conversione, così scrivono proprio i vescovi, no? E chiunque lo fa, lo ha incontrato a San Francesco, si è accorto della presenza di Dio in lui, si è sentito chiamato a cambiare vita ed a reimpostare un rapporto con Dio vissuto nella comunione e nella preghiera. Io penso che questo sia il messaggio straordinario, ecco, di Francesco di Paola. E i vescovi si augurano che questa esperienza, no, la possiamo fare anche noi in quest'anno proprio di grazia. E continuano i vescovi, scrivendo: carissimi fratelli, al di là delle forme devozionistiche, ecco, perché il rapporto con Francesco non è solo, non deve essere solo, o con gli altri santi, con i santi in genere, un rapporto di devozione, con le quali è tenuta viva in mezzo a noi la santità di Francesco. Ecco, vi auguriamo che possiate incontrarlo veramente nella sua interiorità più profonda e ascoltare di lui il suo invito. Questa espressione molto bella che Francesco diceva a tutti coloro che andavano a visitarlo: va, pulisci la tua casa, cioè la coscienza, e sii un buon cristiano. E San Francesco ci faccia scoprire proprio le bellezze del sacramento della riconciliazione, perché attraverso la riconciliazione con Dio, il sacramento che noi possiamo toccare con mano, la misericordia, che ci mette nella vita nuova e ci dà la gioia di accogliere la misericordia del Padre. Lei ha fatto accenno al discorso del devozionismo. Spesso molti cristiani cattolici, ma anche i nostri telespettatori, non riescono a distinguere dove inizia l'autentico momento di fede piuttosto che il cosiddetto la consuetudine, il fatto di farsi la croce piuttosto che non farsela, oppure un rosario. Cioè,
Vogliamo cercare di dare un messaggio più proprio su quello che è il messaggio dei santi, quindi di Dio, proprio per evitare di cadere in questo Sì, devozionismo che serve poco spesso. l'anno scorso la lettera pastorale del nostro vescovo, Monsignor Luigi Renzo, era proprio centrata, ecco, anche rivalutare le forme devozionistiche diciamo, in una prospettiva di evangelizzazione, una prospettiva veramente di incontro con Dio. E questo dobbiamo rivalutare. Io credo che oggi si ha più coscienza, no? Che la devozione deve essere, come dire, pulita, purificata da quelle forme che gli impediscono di essere veramente tale, no? E di produrre quei frutti che la vera devozione porta. C'è più coscienza da questo punto di vista. Ecco, noi siamo qui a Pizzo, una realtà molto bella, dove la devozione è abbastanza viva. Però, per esperienza diretta, posso affermare che, certo, il cammino è ancora magari lungo, però c'è questa presa di posizione dove la devozione è vista oggi non semplicemente come, ecco, un rapporto di magia con il santo, con, ecco, la famosa settimana santa qui a Pizzo, eccetera, eccetera, ma come un momento veramente di cammino di fede. Il cammino di fede. E certo, questo dipende molto anche dalla cosiddetta evangelizzazione, no? Ecco, dipende molto anche da noi, eh? Dipende anche dalla Chiesa e da come sono stati impostati anche certe realtà, a mio avviso. Proprio su questo Papa Francesco in questo caso ci sta dando proprio questo messaggio di nuova evangelizzazione, cioè di ritornare a quello che era lo spirito anche di San Francesco, cioè il Vangelo. Sicuramente Cristo. Di ritornare a Cristo. Papa Francesco viene dalla realtà sudamericana, dove la devozione, no? O le forme di devozione di massa sono straordinarie, no? Però è normale che la devozione non può essere, come dire, staccata dalla centralità di Cristo, no? Non ha senso vivere con la devozione verso San Francesco se poi io mi dimentico di Cristo. Non ha senso vivere la devozione verso, non so, ecco, qualche santo, se poi non mi dimentico di vivere una vita sacramentale, normale. Cioè la devozione deve essere come dire, quello strumento che mi permette di vivere, azzarderei a dire, una forma anche di mistica. Di mistica, cioè unita a quella che è la vita sacramentale, no? Quella ricerca di Cristo, cioè, e Papa Francesco questo ci sta dicendo, cioè, in un certo senso, no? Riscoprire Cristo, quello che diceva San Giovanni Paolo II anche, no? No? Aprite le porte a Cristo, riscoprire Cristo nella nostra vita, e riscoprirlo però in una caratteristica particolare, ci dice Papa Francesco, riscoprire questo Cristo misericordioso, che non condanna, ma dà la sua tenerezza, la tenerezza di Dio. Che significa amore, che significa misericordia. Su questo poi magari vorrò tornare sul Certo, discorso certo. della misericordia, però vorrei improntare un attimo, in tutti gli emblemi che rappresentano San Francesco c'è questa scritta Caritas. Caritas, carità, ma la carità in quali termini e con quali prospettive? Ma la carità anzitutto come espressione dell'amore di Dio. Espressione dell'amore di Dio. Noi oggi, ecco, nell'anno della misericordia siamo chiamati a vivere le opere di misericordia. Le opere di misericordia partono da un dato naturale, da un dato umano, cioè l'andare verso il fratello. E Cristo ci ha detto che il comandamento più grande è ama il prossimo tuo come te stesso, poi nella concretezza delle opere di carità. Per cui ecco, quel caritas che cosa significa? Significa riempirsi dell'amore di Dio. Significa sentirsi amati da Dio e sentirsi nello stesso tempo capaci di dare amore. Ecco, l'uscita a cui ci invita Francesco è proprio questo, ad avere un atteggiamento verso gli altri, soprattutto verso gli ultimi, verso i bisognosi, in tutte le loro forme di bisogno materiale, spirituale, eccetera, eccetera, per donare che cosa? L'amore. E questa è la misericordia. Ecco la carità di San Francesco. Infatti, la prima cosa che uno va a pensare, dice il giovanotto, San Giovane. Francesco giovane, che cosa poteva dare a quelle prime persone che si sono avvicinate a lui? Perché ancora era in formazione, però aveva sentito attraverso Cristo lo Spirito Certo, Santo, lo Spirito ma era di Dio. l'esperienza di Dio che faceva, no?
Ecco, mi viene in mente mo quell'incontro di Pietro con il lebbroso che sta lì alla porta, Bellissimo. gli chiede l'elemosina. Che cosa dà Pietro? Gli dice: "No, no, né oro né argento, ma quello che ho, Cristo te lo do. Alzati, alzati e cammina." Cioè, San Francesco questo ha dato l'amore, anche nella sua esperienza, no? Allora, la vera ricchezza di cui oggi il mondo ha bisogno, di cui tutti abbiamo bisogno, è veramente l'amore, è veramente l'amore. Perché? Perché se c'è l'amore c'è la giustizia, c'è la comprensione, c'è l'accoglienza, come dire, c'è l'attenzione della realtà del prossimo, verso il prossimo, no? E forse, forse, forse il mondo ha bisogno oggi, oggi, periodo che stiamo vivendo, ha bisogno veramente di questo. La vera ricchezza di questo amore di Dio. Probabilmente proprio oggi, in questo ambiente, lei ha accennato alla giustizia, ma la giustizia vista da Dio può essere simile, non uguale, perché a Dio non può essere uguale nulla se non Lui stesso. La giustizia vista dagli uomini, come può essere armonizzata con il desiderio di Dio? La giustizia, possiamo dire, è la dimensione umana. La misericordia di Dio è di Dio, viene da Dio. Ecco laddove sta la differenza. Perché è incomprensibile, secondo i nostri criteri e secondo la nostra logica, no? Questo Dio che perdona infinitamente tutto e tutti, no? Però questo non significa che si scontra, la giustizia con la misericordia, no. No, no, questa è la logica di Dio, che è la logica dell'amore, della gratuità. Inviterei chi ci ascolta a leggere il testo del Papa, l'intervista che il Papa ha fatto, che poi è diventato un libro, Il nome di Dio e misericordia, dove dice chiaramente questo rapporto tra giustizia e misericordia di Dio. La misericordia di Dio supera la giustizia. La giustizia che noi invochiamo è un dato a volte tecnico, un dato umano, che si riduce a un dato umano. Però se ci fermiamo al dato umano, non possiamo non applicare questa dimensione umana a Dio, perché Dio è Dio, rimane Dio. Ma giusto per un momento anche umano, Sì, certo. necessariamente umano, voglio dire, anche queste innovazioni legislative che si differenziano da quello che è il diritto naturale, se volessimo non pensare a Dio, comunque c'è un diritto naturale fondato su una concretezza alla quale non si può prescindere, come può conciliarsi anche da un punto di vista morale, voglio dire. Cito così a memoria, San Tommaso parlava della misericordia come un dato umano, cioè l'uomo ce l'ha scritto nel suo DNA naturale, questa dimensione. Poi aggiungiamo il dato di grazia, aggiungiamo, no, la presenza di Dio nella nostra vita, allora forse capiamo. È normale che, io credo che bisogna guardare sempre dalla prospettiva di Dio. Cioè, se io lo dice, la logica di Dio non è la nostra logica. La nostra logica è sempre limitata, è sempre, come dire, condizionata dal tempo e dallo spazio, e la logica di Dio no. E mi viene in mente questo passo del Vangelo, no? Il padrone che esce e va in piazza per mandare operai nella propria vigna. Chiama alle 8, chiama a mezzogiorno, chiama mezz'ora prima che termini il lavoro. Al termine della giornata tutti hanno la stessa paga. Noi diremmo un'ingiustizia, dobbiamo chiamare i sindacati, no? Per Dio no. Ecco, questa è la logica di Dio. Questa è la logica. Ecco l'amore, ecco l'abbandono di Dio. Molte volte noi non comprendiamo la logica di Dio, perché siamo umani, siamo creature. E per riuscire a comprenderla meglio, attraverso magari la spiritualità di Francesco di Francesco di Paolo. Paola, come possiamo fare? Beh, l'umiltà, sono convinto. Noi abbiamo un cammino, la cosiddetta pratica dei 13 venerdì, che inizia il primo venerdì di gennaio, per finire poi in prossimità del 2 aprile, no? Iniziano le virtù proprio di San Francesco proprio con l'umiltà, la virtù no? dell'umiltà. Ma questo ce l'ha insegnato anche Gesù, guardi, ce l'ha insegnato anche Gesù. Gesù, ecco, era Dio e si è spogliato delle sue prerogative
no? Si è fatto servo. Si è fatto servo. Io credo che l'uomo deve entrare in questa logica dell'umiltà e che ci porta a comprendere una cosa, che il nostro rapporto è tra un padre e un figlio. Il figlio deve avere sempre un atteggiamento di ubbidienza nei confronti del padre, e docilità, mansuetudine, eccetera, eccetera. Ma proprio partendo da questa sua ultima affermazione, vorrei cercare di capire io e magari anche attraverso le sue parole i nostri telespettatori. Cioè, noi sappiamo come dogma, come certezza per chi crede, che Dio è Trinità, quindi Certo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Spirito. Ma per qualcuno ogni tanto c'è questo considerare il Dio dell'Antico Testamento, quindi il Padre, come uno che vuole, come Sì. magari visto come persona vendicativa, invece Gesù come colui che perdona. Ma se vogliamo anche fare qualche riferimento evangelico, lui stesso dice: andate, predicate, chi si convertirà sarà salvato, chi no. Cioè, quindi, a mio modo di vedere, non c'è questa differenza tra il padre e il figlio, ma c'è un'unicità. Certo, c'è un'unicità che sfocia poi nell'amore, con lo spirito, no? Nell'amore. E come non c'è discontinuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, perché? Perché come dice Sant'Agostino, come diceva Sant'Agostino, l'Antico non fa altro che preparare il Nuovo, e il Nuovo non fa altro che completare l'Antico. Ed è straordinario, perché questo, ecco, è tutto, come dire, l'iter della storia della salvezza, no? Della storia della salvezza, che poi trova il suo compimento, ecco, siamo in prossimità della Pasqua, siamo nella Settimana Santa, oggi appunto è lunedì santo. Ecco, il compimento nel mistero della croce, della passione, la Pasqua, passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Lei ha fatto cenno all'inizio della Settimana Santa e proprio in questo periodo, nei paesi dove la presenza cristiana è molto più flebile che rispetto qua da noi, dove noi viviamo questo spirito ormai di tranquillità, ma ci sono per esempio, voglio dire, in India o in altri posti dove ancora oggi subiscono delle violenze, mi pare che c'è stato un momento nel quale anche voi avete pensato ai martiri, ai nuovi martiri. Sì. Ricordo che il 24, Giovedì Santo, no, ecco, anche se Giovedì Santo, ricorre la memoria dei missionari martiri. Noi abbiamo fatto qui lunedì scorso, noi abbiamo il lunedì, facciamo la Via Crucis, perché il venerdì, nel tempo di Quaresima, mi sono occupato con i 13, appunto, venerdì, no, come dicevo prima, e abbiamo dedicato, la Via Crucis, ai martiri, a uomini e donne che ecco, in nome di Dio, in nome di Gesù, donano la vita. Ecco l'amore, e manifestano anche la misericordia, perché chi liberamente, senza ma, senza però, si dona agli altri, non è solo atto di amore, ma è anche misericordia. Perché? Perché ci si pone al servizio degli altri, no? E la misericordia è servizio, no? Le opere di misericordia spirituali o corporali sono in servizio verso gli altri. E noi dobbiamo sempre ricordare uomini e donne che hanno dato e che daranno senz'altro la vita. Certo, questo ci dice come la Chiesa, i cristiani in genere, sono perseguitati. Sono perseguitati. In alcuni contesti, lei lo sa meglio di me, in maniera cruenta, proprio con la vita. Però in altri contesti, soprattutto nel nostro Occidente, forse la persecuzione è più ideologica, è più su diciamo, dimensione non fisica, no? Ma su nuove leggi che vogliono entrare, no? Contro la vita, contro la famiglia, eccetera, eccetera. Su quello che stiamo vivendo, in un certo senso, in Occidente, in Europa. Proprio su questo, no? Il fatto di accogliere, ed è giusto accogliere perché chi più di San Francesco ha accolto chiunque, ma nell'accogliere noi cristiani siamo chiamati soprattutto ad evangelizzare, è un nostro impegno nei confronti di Cristo. Certo. Però noi possiamo evangelizzare nella misura in cui
ci facciamo noi rievangelizzare, no? Ecco, nella misura in cui il cattolico, il cristiano riscopra la propria identità. E forse la crisi d'Europa è proprio questo, cioè la propria identità, no? E se uno o una società si dimentica quello che è, no? Con facilità tende a scomparire, eh? Tende a comparire. Per cui noi non dobbiamo avere paura delle cosiddette invasioni di massa, eccetera, eccetera. Perché? Perché non solo come dimensione cristiana dell'accoglienza, ma capacità anche di essere noi stessi e di sapere anche, come dire, testimoniare il nostro essere cristiano, l'accoglienza. Le contraddizioni purtroppo si possono anche verificare, no? Dove c'è l'uomo c'è il peccato, ci sono le contraddizioni, eccetera, eccetera. Ma questo non toglie il fatto, a mio avviso, ecco, che ci deve essere questo atteggiamento, no? Di accoglienza nel rispetto reciproco, attenzione, nel rispetto. Il Papa l'ha detto in una delle sue, no? Diciamo forse all'Angelus, in un Angelus, no? Dice, chi viene accolto deve anche in sapersi integrare nel rispetto delle regole, delle norme, del contesto dove viene accolto. Ma questo mi sembra che sia chiaro, Mi naturalmente. piacerebbe che lei dicesse in maniera chiara a chi come me spesso ha quasi un senso di timore nel manifestare l'essere cristiano. Io per quale motivo accolgo una persona che magari è atea oppure è di un'altra fede, ma per quale motivo non debba avere comunque il coraggio di tenere il crocifisso a casa mia Sì. Perché oppure farmi il segno della croce passando abbiamo davanti ad paura una di chiesa? testimoniare ciò che siamo, abbiamo paura, no? E la paura nasce forse da poca convinzione di quello che realmente siamo, no? E perché se la nostra fede veramente è ancorata in Cristo, di chi dobbiamo aver paura? O di che cosa dovremmo aver paura? No? Se ci camufiamo è perché il timore indica paura, indica, per cui non siamo saldi nella nostra fede, non siamo saldi nella nostra identità. E forse di questo abbiamo bisogno noi. Questo abbiamo bisogno. Perché è vero, ecco, San Paolo dice, no? Di che cosa posso avere paura? No? Se lui è con me, se Cristo è con me. Nessuna cosa mi può creare timore o paura. E forse questo dobbiamo anche riscoprire. Ma significa riscoprire la propria identità di chi siamo. E riscoprire una parola anche il proprio battesimo. Riscoprire il proprio battesimo. Padre Gaetano, noi vediamo in quel quadro che abbiamo qua nella sacrestia dove stiamo facendo questa nostra chiacchierata le diverse rappresentazioni delle diocesi di Calabria. Sì. Bene, questo quadro è stato fatto nel 2007, quando San Francesco è stato proclamato patrono delle genti di mare, 50 anni, 50esimo del ricordo della sua proclamazione, e San Francesco patrono della Calabria. Per cui si è pensato, l'autore ha pensato di proporre nella terra di Calabria le 12 cattedrali delle nostre varie arcidiocesi e diocesi, no? Con un San Francesco benedicente, no? Ricordando anche quello che ci dice nella biografia di San Francesco, che quando lascia la Calabria, 1483, dal Pollino, ecco, lui si rivolge verso la terra di Calabria e la benedice. Ecco, anche qui il gesto, no? Di San Francesco, in certo senso, che invoca e benedice, sempre da quel caritas che emana, ecco, quei raggi di luce, che i raggi dell'amore, a cui tutti siamo chiamati, a viverlo, l'amore di Cristo e l'amore verso il prossimo. Francesco ce l'ha detto proprio adesso richiamando quel viaggio. Lui in un primo momento si rifiuta anche davanti al re di andare in Francia, poi obbedisce comunque alla sovranità del vicario di Cristo. Guardi, nella regola lasciata da San Francesco, a noi frati, monache, ci viene, e monache perché il secondo ordine è delle monache della clausura, come poi c'è il terzo ordine, il ramo laicale, ci viene richiesto obbedienza al Sommo Pontefice. Ma proprio perché nella figura del Papa, ecco, si vede il vicario di Cristo. Per cui Francesco, ecco, non obbedisce al re di Napoli, ma obbedisce al Papa. No? Sisto IV dice sì per obbedienza a Cristo, pur sapendo
che non sarebbe più ritornato, sapendo che va in una terra, lo aveva preannunciato, dove non conosciamo la lingua, eccetera, eccetera. Ecco, questo è fidarsi, questo è fidarsi, questo è credere, questa è fede, è fede. E fare la volontà di Dio che si manifesta poi attraverso di quelle persone che Dio mette, no, a guidare il suo gregge, in questo caso il Papa. Questo quindi ci indica che i santi non si sono, nonostante essere stati baciati dallo Spirito di Dio, non si sono mai sottratti all'autorità della Mai, Chiesa in mai, mai. quanto... A Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, cioè nel senso, no? L'ubbidienza è un elemento anche fondante per, no? Il figlio ubbidisce al padre, no? Nel momento in cui non obbedisce al padre, ecco, ci troviamo nella situazione del figlio prodigo che lascia la casa. Però poi la cosa bella è che non perdiamo mai il nostro essere figli. E quando noi, ecco, entriamo in un cammino poi di conversione, ritorniamo dal padre. E il padre quale atteggiamento ha nei nostri confronti, nei confronti del figlio? In questo caso Dio quale atteggiamento ha? Non condanna, lo accoglie senza ma e senza però. Facciamo festa per questo figlio mio immorto. Ecco l'anno della misericordia. Ecco quello che ci insegna anche Francesco. Va, pulisci la tua casa e sii un buon cristiano. Cioè, ritorna, ritorna al Padre. Ecco questa figliolanza, no? Da vivere nell'ubbidienza e nell'umiltà. Padre Gaetano, lei ha fatto cenno al terzo ordine, a quello dei laici. In che cosa consiste? Magari spieghiamolo meglio ai telespettatori affinché, perché probabilmente c'è anche qualcuno che avrebbe pure voglia di avvicinarsi, Sì, però ha dei poi timori. le inviterei, ecco, a intervistare la responsabile della fraternità della fraternità di Pizzo. Fondamentalmente vivere nel mondo da laici, però con la spiritualità di San Francesco di Paola. Noi sappiamo che la spiritualità di San Francesco di Paola è la caritas, come primato di Dio nella nostra vita, e la dimensione penitenziale, no? Ecco, la penitenza è come strumento di conversione. Questa dimensione di vivere la preghiera con più intensità, di vivere la carità con un atteggiamento veramente di amore, come dicevamo prima, di espressione, e anche vivere con un certo equilibrio, no? Non lasciarsi prendere al consumismo, non lasciarsi prendere dall'avarizia, non lasciarsi prendere dalle cose del mondo, veramente con equilibrio, direi con senso anche di quella parsimonia, ecco. Senso anche di povertà, no? Ecco, del necessario, che sono forme anche di penitenza, no? Questo in sintesi. E sono uomini e donne che vivono nelle proprie famiglie, ecco, seguendo Gesù, seguendo Cristo, attraverso, ecco, questa spiritualità proprio di Francesco di Paolo, che è appunto quella penitenziale.